Area di rigore, parte il cross di Sneijder, deve uscire Handanović, in difficoltà sulla pressione di Eto'o, è tutto regolare, Lucio! Inventa una traiettoria incredibile, Inter in vantaggio. Grande freddezza da parte di Lucio, che ha avuto il tempo di spostarsi il pallone sul sinistro, mirare il palo lontano e trovarlo con relativa facilità. Attenzione alla possibilità per Sanchez, è libero Di Natale che si divora il gol del pareggio. Che opportunità per l'Udinese. Attenzione Di Natale, Sanchez col destro. Grande conclusione di Sanchez, improvvisa. Sanchez prova il cross, pallone buono, Floro Flores. Ha pareggiato l'Udinese, Antonio Floro Flores. Hanno battuto il calcio d'angolo in due, è riuscito a crossare Sanchez, questo ha dato il tempo a Floro Flores di smarcarsi, di uscire dalla marcatura, saltare completamente solo all'interno dell'area di rigore dell'Inter. Floro Flores è bravo nel gioco aereo, gran gol. Buono l'inserimento di Kivu, il suo controllo, attenzione, mette dentro, riesce ad allontanare Domizzi, poi però Milito, destro, la parata di Handanović. Sneijder dentro, colpo di testa, Samuel vicino al gol del 2-1. Sanchez, eccolo il tocco per il cileno che può puntare Kivu. Occhio alla velocità di Sanchez che va via, carica il sinistro, Julio Cesar. La risposta dell'Inter, Samuel Eto'o vuole spingere fino in fondo, sfida duello in velocità, Zapata che crolla su di lui, attenzione, giallo per Eto'o. Simulazione per l'ex giocatore del Barcellona, qui è da rivedere. Sanchez riesce ad andare via con grande facilità, Sanchez vince anche un duello, tocca per Floro Flores, Floro Flores, che grande opportunità fallita dall'Udinese. Zanetti, pallone per lui, dentro Sneijder, zona tiro, attenzione Sneijder, prova a difendere il pallone, ancora Sneijder, dentro Marica, tra le braccia di Handanović. Sneijder dentro, cerca la deviazione, Córdoba col sinistro, e attenzione c'è calcio di rigore, fallo di mano, calcio di rigore, calcio di rigore segnato all'Inter. Handanović, Eto'o, 2-1. 8 minuti al termine, occhio all'Inter, Eto'o, destro giro, palo, e poi Pandev, la chiusura dell'Udinese, che cosa si era inventato, Samuel Eto'o, chiama palla al centro Sneijder, il tocco è per Muntari, pallone per il suo sinistro, ha bloccato Handanović. Finisce qui la prima vittoria in campionato per l'Inter di Benitez, arriva la seconda giornata, batte 2-1 l'Udinese, così come 2-1 era finita lo scorso anno con l'Inter di Mourinho, vince l'Inter.